chiedere, martedì ci sarà il consiglio regionale che è stato rinviato proprio sulla delibera sul Napoli e quant'altro. Sì, io beh, il consiglio era stato rinviato per una vicenda Covid che ha colpito un gruppo consiliare e quindi ha consigliato prudenza e profilassi, la necessaria profilassi. Quindi martedì avremo questa ratifica dell'investimento che abbiamo fatto, sul quale, ripeto, qualche stupido polemizza, ma noi con una spesa di 1,2 milioni abbiamo acquistato un anno di pubblicità su vettori importanti. Solo i follower delle pagine social del Napoli Calcio sono milioni e milioni, i tifosi del Napoli Calcio sono 80 milioni censiti nel mondo occidentale, neanche completo questo censimento mondiale. Sì, per parlare soltanto della dozzina di giorni in cui il Napoli è stato a Castelvisangro, abbiamo raccolto una rassegna stampa e video enorme, che non avrebbe un prezzo paragonabile, neanche spendendo 10 volte tanto la spesa fatta avremmo fatto conoscere l'Abruzzo e fatto parlare dell'Abruzzo. È la prima volta dopo decenni che la nostra regione viene scelta da una squadra prestigiosa e importante tra i top player del campionato nazionale e delle coppe europee. Fino a ieri, fino all'anno scorso, guardavamo con invidia il Trentino. Domanda flash e risposta flash, perché durante la tappa di Tortoreto in alcune circostanze si è visto anche giustamente qualche striscione salviamo la Betafez. Ecco, capisco che adesso col ciclismo c'entra relativamente, però lei sulla vicenda Betafez che cosa pensa? Come andrà, quale sarà il destino di questi lavoratori? Penso che sia una pessima storia di quel capitalismo finanziario che si nasconde dietro scatole cinesi di multinazionali che non rispondono o tentano di non rispondere a nessuno, che disprezzano la carne viva dei territori e dei lavoratori. Io ho tentato anche più volte di contattare l'amministratore, il referente del Fondo Carlyle, che è Marco De Benedetti, anche un italiano, e non ho avuto neanche lo straccio di una risposta. Credo che sia un comportamento vergognoso. Siamo sui tavoli di trattativa convocati dai ministeri del lavoro e dello sviluppo economico a sostenere le ragioni dei nostri lavoratori e del nostro tessuto industriale. Spero che il governo sappia far valere con forza queste ragioni per difendere il diritto al lavoro